Eccoci. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa terza sessione del nostro corso monografico dedicato al lavoro. Oggi pomeriggio iniziamo parlando di La classe operaia è andata in paradiso, l'evoluzione nella storia del mondo del lavoro subordinato. Abbiamo il piacere con noi di avere Fiorella Imprenti, che vado a presentarvi brevemente. Fiorella è una storica dell'età contemporanea, dottorata in ricerca di storia dell'identità di genere all'Università Orientale di Napoli e si occupa di storia politica e delle istituzioni e di storia del movimento operaio. È ricercatrice presso la Fondazione Aldo Agnasi di Milano sui temi del socialismo e della democrazia partecipata e fa parte del Comitato Scientifico dell'Archivio del Lavoro della CGIL Milano. È socia della SISLAV, la Società Italiana di Storia del Lavoro, gruppi di ricerca in storia dei movimenti sindacali e cooperativi e storia di genere nel lavoro, e della SIS, la Società Italiana delle Storiche. È parte anche del Comitato Direttivo Nazionale della FIAP, la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane. Lascio adesso la parola a Fiorella per la sua introduzione, appunto di circa 45 minuti. Come sempre ricordo a tutti che se avete domande da fare o volete già iniziare a prenotarvi dopo per la parte di dibattito, potete usare la chat. Lascio la parola a te, Fiorella. Va bene, allora io comincio ringraziando te Massimo e Simona per l'invito, per l'organizzazione della scuola Creare il Domani. Allora, l'obiettivo della lezione di oggi è quella di dare di questo piccolo modulo all'interno del corso monografico sul lavoro di questa giornata, è quella di delineare un taglio storico. In primo luogo perché noi abbiamo oggi una percezione di che cos'è il mondo del lavoro che si è permeato nei decenni precedenti sulla base di ricordi nostri personali, è sempre più o meno così, sulla base di una rappresentazione del mondo del lavoro che è già diversa da quella che è il mondo del lavoro reale e che è sempre stata e che quindi giocoforza si scontra con aspettative, credenze, anche volontà di cambiamento che poggiano le basi su un'idea di che cos'è il mondo del lavoro, che cos'è soprattutto l'identità del lavoratore o della lavoratrice o comunque della classe operaia, che tendenzialmente si distacca da quello che è la realtà. Ed è stato così in tutte le epoche. E quindi la volontà oggi è quella di provare a delineare un percorso storico, diciamo dall'inizio dell'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento poi in generale a livello europeo, ma in particolare italiano, per capire come cambia l'idea di associazione tra lavoratori, quali sono le istituzioni, come si arriva alla strutturazione dei primi sindacati e in questo come cambia l'immagine dell'operaio, dell'idealtipo, quello che noi oggi abbiamo in mente. È una visione abbastanza ideologica che comunque ha appoggiato le basi su delle modalità di ricerca molto concrete, molto solide, quelle degli anni 70, soprattutto dei grandi studi sul movimento operaio, ma che dava priorità a un'idea di lavoro in quel momento fordista, molto strutturato, basato sulla grande fabbrica, su una grossa regolamentazione e su una presenza molto forte delle strutture sindacali, che oggi non ci sono più. Cioè, ci sono ancora ovviamente le strutture, ma una presenza determinante e determinata in tutti gli ambienti del lavoro, ovviamente si discosta moltissimo da quello che era 30 anni fa. Quello che sappiamo è che oggi è complicato avere una visione politica, cultural-politica di quello che è il mondo del lavoro, perché c'è una grossa frammentazione, perché l'economia sta cambiando rapidamente, perché le rappresentanze sono meno strutturate e quindi anche il racconto di sé del mondo del lavoro è meno strutturato e quindi noi ci troviamo nella condizione di dare spesso una lettura più giuslavorista che altro o macroeconomica su dei dati di che cos'è il mondo del lavoro, mentre culturalmente e politicamente lo sappiamo purtroppo raccontare meno di alcuni decenni fa. Sebbene appunto dobbiamo riconoscere che anche i racconti precedenti erano probabilmente viziati da un eccesso di
divisione ideologica, ma che almeno poneva delle domande molto chiare e che comunque partiva da uno studio molto concreto, molto reale della, della presenza nel, di uomini e donne nel mondo del lavoro. Quindi questi sono gli obiettivi un po' di oggi: decodificare questa, questa identità operaia, farlo nell'arco di più o meno 150 anni di storia, che è in quello in cui sono nati i grandi sindacati, e capire oggi quali sono le domande che ci rimangono in mano, partendo da questa idea qua, che appunto la, la conoscenza e la progettazione e la visione sul mondo del lavoro non può essere di natura meramente economica o giuslavorista, ma che deve partire da un approccio anche culturale e politico. Perché così è sempre stato, insomma. Allora, io tra poco vi condivido delle slide, magari, buongiorno, magari vado molto velocemente e se ci sono comunque domande, chiarimenti anche nel frattempo, interrompetemi pure a parole, visto che ci sarà la condivisione dello schermo, e ci fermiamo. Non vuole essere appunto una cosa troppo strutturata. Condivido lo schermo. Ecco qua. Allora, come vi dicevo, partiamo tra la fine dell'Ottocento e la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento con quello che è un grosso cambiamento in tutto il mondo occidentale, che è la rivoluzione industriale. Nei diversi paesi ci sono diverse ondate, ognuna con le proprie caratteristiche, però quello che rimane come punto fondamentale è che si lavora fuori casa, quindi con lavoro retribuito. È una grossa differenza rispetto al lavoro contadino o al lavoro precedente artigiano, nel quale appunto la forma del salario e del lavoro centrato era molto meno presente, non aveva una caratteristica di massa. Quello che succede tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, più o meno in tutta Europa, con ondate diverse, è quello che piano piano prende piede l'idea di un lavoro in luoghi accentrati, fuori casa, e quindi un lavoro retribuito, salariato. Questo per uomini e per donne. Lo dico sempre, lo dirò in ogni fase, però tenete presente che appunto in particolare per l'Italia la prima fase, almeno per tutto l'Ottocento, di lavoro salariato è in gran parte lavoro femminile, perché da noi la prima ondata di rivoluzione industriale si basa sul grande sviluppo dell'industria tessile, che ha al suo interno una grandissima maggioranza di lavoratrici donne, per cui teniamola presente anche nella logica di quell'identità operaia che stiamo cercando di andare a capire com'è. L'altro presupposto su cui andiamo a ragionare è il fatto che la rivoluzione francese, anche in questo caso, anche per lo sviluppo dell'identità operaia, è un passaggio importante, determinante, perché appunto nel passaggio da sudditi a cittadini alcuni diritti di cui diventano depositari i cittadini e con essi i lavoratori sono importanti, sono fondamentali per lo sviluppo del movimento associato dei lavoratori. In questo senso, tra l'altro, i primi lavoratori che combattono per la rivoluzione francese, che in qualche modo prendono parte a questa ondata rivoluzionaria, ritengono che nell'essere uomo libero e uguale, sottolineo uomo in questo momento perché comunque la rappresentazione qui diventa quasi identica alla realtà, perché voi sapete che mentre esce la dichiarazione dell'uomo e del cittadino, alcune femministe con a capo l'Hebe de Gouges fanno la dichiarazione della donna e della cittadina e la poverina viene ghigliottinata come controrivoluzionaria, per cui diciamo che c'è una definizione di un campo di uomini liberi ed uguali che è comunque quella dell'uomo bianco in armi, però insomma stai dicendo ai lavoratori
anche tu sei libero ed uguale, anche tu puoi prendere il tuo posto al banchetto sociale e condividere con gli altri le gioie e i dolori della terra. Però prevede sempre che vi sia un'attivazione da parte del cittadino e quindi del singolo lavoratore per far valere il diritto, il proprio diritto specifico. In Italia questo prende forma, in particolare nelle guerre risorgimentali, con un legame molto stretto tra diritto di associazione, che è uno dei diritti fondamentali che scaturiscono dalla Rivoluzione francese e che prendono corpo nell'idea proprio delle guerre risorgimentali. Il diritto di associazione diventa per i lavoratori fondamentale perché diventa imprescindibile per costituire le prime associazioni tra lavoratori all'interno delle fabbriche, all'interno anche della singola fabbrica, del singolo stabilimento. E quindi c'è un incrocio molto forte tra il patriottismo delle guerre risorgimentali e il primo movimento operaio che nasce e che si struttura nel movimento delle società di mutuo soccorso, che sono delle forme di associazioni che vengono dall'estero, insomma, l'idea nasce in Inghilterra, viene prima sviluppata in Francia, però hanno una grandissima elaborazione interna e in particolare il movimento repubblicano, quindi Mazzini, elaborano moltissimo sul tema delle società di mutuo soccorso, delle associazioni tra lavoratori e ad esempio a un certo punto c'è questa saldatura tra ideale operaio e ideale risorgimentale che prende corpo nella figura di Garibaldi, che praticamente diventa presidente onorario di tutte le società operaie d'Italia dopo l'Unità d'Italia. Le società di mutuo soccorso, allora adesso vi racconto un pochettino che cosa vuol dire, e perché è la prima forma di associazione del lavoro, ma nello sviluppo che avranno queste società di mutuo soccorso fino poi a prendere altre forme, si scinderanno gli statuti, si faranno dibattiti all'interno delle singole società, ne verranno fuori tre al posto di una. Qual è l'idea? È in particolare capire che cosa si va a chiedere, cosa si va a organizzare e in che modo, cioè a chi fare entrare e chi no nell'associazione e chi la deve dirigere. Sono dei parametri che danno una caratteristica molto forte alle associazioni. Intanto vi dico questo: le società professionali, ad esempio tra tessitori, tutti i tessitori di un certo territorio costituiscono una società di mutuo soccorso, oppure società territoriali, società di mutuo soccorso fra gli operai di Milano. Ora, per capire la differenza tra queste due grosse categorie, bisogna capire che si usciva da una fase dei secoli precedenti in cui l'unica modalità di associazione tra il lavoro era quella corporativa, le famose corporazioni, che poi alla fine nel corso del Settecento cominciano a essere messe fuori legge perché regolano eccessivamente il mercato, lo imbrigliano, e quindi nei vari paesi si abbandona la forma corporativa. Quindi tutte le società di mutuo soccorso, tutte le associazioni operaie, le leghe che si svilupperanno nel corso dell'Ottocento avranno nell'idea una logica anticorporativa, quindi quella di scardinare questa visione di blocco di un certo settore, quindi tutti i tessitori che si mettono insieme per regolare l'accesso al mestiere e per evitare concorrenze. Però è vero anche che nelle società professionali la logica corporativa in qualche modo rientra, ossia siamo noi, siamo tutti tessitori, facciamo molto valere il nostro mestiere e tendenzialmente tendiamo ad unirci non per via territoriale. È ovvio che le prime società può essere una società di mutuo soccorso che fa riferimento a una fabbrica o una società di mutuo soccorso che fa riferimento a una città, a un paese, ma tendenzialmente nel corso dei decenni lo sviluppo di queste società professionali è verticale, ossia
Non si sente più. Sì, abbiamo perso un attimo Fiorella. Ecco, come mai per lui. Scusate, provo a scrivere Fiorella. Che fregata. Fiorella, ci senti adesso? Io vi sento. Ok, però... scusa, ti eri bloccato un attimo. Sono tornata. Ok. Ok. Vai. Dicevo, l'arrivare a una strutturazione verticale, quindi l'organizzazione di fabbrica, l'organizzazione cittadina, quella regionale, provinciale, se si vuole, regionale e poi nazionale. E questa rimarrà sempre, e c'è ancora oggi, quella che è chiamata la struttura verticale del sindacato. Quindi voi, se avete... Facciamo un esempio, la FIOM è una struttura verticale perché organizza tutti i metallurgici di tutta Italia. La Camera del Lavoro di Milano l'omologo delle altre sigle sono strutture territoriali perché organizzano le diverse leghe e i diversi sindacati a livello territoriale. Quindi c'è questa differenza che dovete sempre tenere presente tra dimensione territoriale orizzontale e visione professionale che è verticale. L'identità operaia che si sviluppa nelle società di mutuo soccorso all'inizio non riguarda una volontà di lotta, anche se molte società di mutuo soccorso nascono in occasione di scioperi spontanei e subito dopo si va alla creazione di una società di mutuo soccorso, ma negli statuti, almeno dagli anni dunque ovviamente fino all'Unità d'Italia, prima dello Statuto Albertino, non era possibile organizzare società di mutuo soccorso perché non c'era il diritto di associazione. Dallo Statuto Albertino in poi l'articolo 24 concede la libertà di associazione e quindi si formano in tutta Italia le società di mutuo soccorso. Ma negli statuti quello che viene indicato è la protezione dei soci, quindi dalla disoccupazione involontaria, dal licenziamento, dall'infortunio, dalla malattia, dalla morte, ovviamente per badare ai figli. Sono quindi forme assicurative, ci tesseriamo, mettiamo una cassetta in comune per fare evenienza in questi momenti difficili della vita di un lavoratore. Nei primi decenni non si parla di resistenza, quindi i soldi che si mettono da parte non servono a lottare, quindi a sostenere gli operai in caso di sciopero. Questo nelle idee, poi nella pratica ovviamente ognuno faceva un po' come gli veniva, sulla base del territorio, gli scioperi c'erano, anche se il diritto di sciopero non è ancora concepito nello Statuto Albertino, ma soprattutto non è concepito nella legislazione fino a fine secolo. Poi l'identità si sviluppa anche su una base di proprio identità sociale e non economica del lavoratore. Quindi è bene che i lavoratori mandino a scuola i figli e non li picchino, è scritto sempre negli statuti. Che non bevano o comunque che non accedano nel bere, che siano buoni cittadini. Quindi c'è una costruzione sociale dell'identità operaia molto basato sull'idea di fratellanza, molto basato sulla costituzione, sulla volontà di inclusione nel nuovo costrutto sociale che è poi l'Italia. Com'è che si dice? Ecco, un altro dei discrimini, oltre alla dimensione territoriale e a quella verticale, un altro dei discrimini è chi comanda nelle società operaie. Allora, sono ammessi o no soci benemeriti, perché può voler dire che magari soprattutto nelle città, nei paesi in cui ci sono elementi progressisti che però non fanno parte della classe operaia, che possono essere da Mazzini in poi tutti gli esponenti di un partito repubblicano o di un nascente partito democratico, insomma delle nuove realtà politiche dell'estrema o della sinistra, sono ammessi o non ammessi. Quindi anche qui gli statuti delle società
società di mutuo soccorso cominciano a dibattere su questa cosa. Tu puoi ammettere i soci benemeriti che non sono lavoratori, perché magari ti finanziano le scuole, le biblioteche, il medico sociale, però non li ammetti a dirigere la società, e questo è già un primo discrimine. Ci sono le società di mutuo soccorso che in qualche modo poi cedono a volte vengono proprio promossi dai soci benemeriti e poi cedono la possibilità di governo ai benemeriti, e ci sono quelle che invece lo escludono a priori, e quindi questa è già un'altra grande differenza. E poi c'è dagli anni 70 la grande competizione, diciamo, tra mondo repubblicano democratico e mondo socialista per la gestione, o comunque per far pesare la propria influenza politica sul mondo del lavoro. E voi probabilmente sapete che dunque il primo socialismo è quello degli anni 30, il socialismo utopico di Fourier, Saint-Simon, Owen, in Italia molto poco presente. Si struttura qualche tentativo di libero pensiero, ma veramente è qualcosa di poco. Anche negli anni della 60-70, il primo sviluppo del socialismo italiano non fa riferimento al socialismo scientifico di Marx, perché in quel momento c'è la competizione a livello internazionale tra quello che si chiama appunto socialismo scientifico di Marx e il socialismo antiautoritario o libertario di Bakunin, e l'Italia all'inizio sceglie, o in qualche modo cade sotto l'influenza del socialismo antiautoritario e quindi anarchico tendenzialmente, che vede con meno attenzione il momento dell'organizzazione del lavoro e con più attenzione il momento insurrezionale. Però questo si scontra con la grande volontà per tutti gli anni 70 dell'Ottocento delle società di mutuo soccorso di fare un salto di qualità, e quindi di includere nei propri statuti sempre di più, in quel processo di revisione degli statuti che vi dicevo, l'idea della resistenza, ossia della lotta del mondo del lavoro. Quindi l'idea che lo sciopero diventi un momento che va regolamentato e che va sostenuto da parte della società operaia. Il passaggio alla resistenza si ha tendenzialmente nel corso degli anni 70 dell'Ottocento. E che cosa avviene? Avviene per diversi movimenti. Allora, il primo è il fatto che appunto voi all'inizio c'è una certa collaborazione tra socialismo, democrazia nascente, repubblicanesimo, che rompe completamente nel momento della Comune di Parigi. Quindi nel 1870 anche proprio le figure canoniche del Risorgimento italiano, Mazzini e Garibaldi, Mazzini si schiera contro la Comune di Parigi, Garibaldi accorre a combattere per difendere la Comune di Parigi, e quindi Garibaldi sceglie di aderire al socialismo e dice la famosa frase: il socialismo è il sol dell'avvenire, è lui che dice questa frase. Mazzini condanna il momento insurrezionale, e quindi c'è in seno alle società di mutuo soccorso, tutte le società operaie, che fino a quel momento avevano vissuto politicamente più o meno in armonia, ossia si erano tutte unite, chi aveva una tendenza più socialista, chi più repubblicana, chi tendenzialmente apolitica, in questo momento vivono una fase di grande rottura. Le società di mutuo soccorso che scelgono piano piano la via della resistenza sono quelle che si avvicinano al socialismo. E quindi c'è una grossa differenza, mentre quelle di stampo più repubblicano tendono a mantenere la visione precedente, ossia quella dell'assicurazione, l'assicurazione tra soci. Ovviamente tutto questo non è rigido,
perché tutto avviene per discussione società per società operaia, però piano piano. L'altro momento che è importante tenere presente è quando nasce in Italia il primo partito operaio, che è tra il 1880 e il 1882, diciamo, il POI, il Partito Operaio Italiano, che ha una caratteristica abbastanza particolare. Intanto si costituisce nel nord d'Italia, mentre il socialismo, quello anti-autoritario, aveva il proprio centro nell'Emilia-Romagna, in tutto il centro Italia, ricordate Andrea Costa, e questi personaggi qui, Cafiero nel sud, mentre il partito operaio si struttura nel nord del paese. Nel nord del paese c'è un'influenza molto più forte del socialismo di stampo tedesco, quindi il socialismo scientifico di Marx, il marxismo, che invece ragiona moltissimo sullo sviluppo delle società operaie come elemento costitutivo per il passaggio al socialismo, a differenza appunto di quello che avevano fatto i socialisti libertari, che puntavano di più sull'idea di insurrezione, vado sempre a spanne. Il Partito Operaio Italiano quindi sceglie la via del socialismo scientifico, però è un partito particolare che sarà diverso dal Partito Socialista che nascerà a Livorno nel decennio dopo, il 1891. Perché? Intanto ha un assetto federale, cioè vuole federare le società operaie, punta tantissimo sulle società operaie, il primo partito operaio giustamente, ha un assetto tra l'altro strettamente anticorporativo e antiprofessionale, cioè siccome ha una lettura molto definita di quello che succede sul nostro territorio, in cui comunque tra contadini, operai, uomini e donne ancora hanno molto più peso, ad esempio ha molto più peso il lavoro contadino, ha molto più peso il lavoro delle donne, ha molto più peso il lavoro non specializzato. Allora il Partito Operaio dice: se noi andiamo a costituire o andiamo a dare importanza a una figura di società operaria, una figura di operaio, che è quello professionale, cioè del metallurgico, del tornitore, noi andiamo a rappresentare una piccolissima parte di lavoratori italiani. Saremo molto più capaci di fare lotta perché sono i lavoratori più forti, però escluderemo tutti gli altri e ce li perderemo. Quindi il Partito Operaio nel decennio 1880-1890 ha questa caratteristica di guardare tendenzialmente. Fiorella? Ha disattivato l'audio. No, sa che è ancora bloccata. No. Bella. Eccoci Fiorella, scusa, ti sei bloccata ancora. Sono tornata? Sì, sei tornata. Ok, grazie. Figurati. Scusate, ogni tanto si casca la linea. Il Partito Operaio in questo decennio degli anni Ottanta dice: va bene, se io non so esattamente dove ero arrivata, però se io vado a rappresentare quella fetta di lavoratori molto specializzata, che oggi chiameremmo skilled, quelli con delle competenze molto, molto forti, avrò più capacità di lotta, perché lì hanno più soldi, sono meglio pagati, sono più capaci di fare sciopero, sono più capaci di trovare degli obiettivi comuni, perché trovare un obiettivo comune tra tutti i metallurgici è più facile che trovare un obiettivo comune tra un contadino, una tessitrice e un tornitore. E quindi c'è questa un po' di idea di dire diamo più importanza alla professione o al fatto di essere salariato. Il Partito Operaio dice diamo più importanza al fatto di essere salariato, perché questa è la realtà del paese. E quindi che tu sia una tessitrice, una casalinga, una lavandaia, un tornitore o un tipografo, tipografi erano quelli più forti in quel momento lì in Italia come organizzazione di mestiere, che tu sia questo o quello, purché sia salariato e non hai delle
responsabilità direttive all'interno della fabbrica, puoi far parte del partito operaio, delle società operaie. Chi non ha queste caratteristiche, dentro il partito operaio non ci sta. Questo, quindi diciamo che questa temperie dura più o meno un decennio. Una delle più grandi lotte di questo periodo del movimento operaio è ad esempio quello della boie, che sono le contadine, le braccianti, che una cosa che parte in Veneto, nel Polesine e poi in tutta Italia, in tutto il nord Italia, si chiama così perché c'era una canzoncina che lo ripetevano, che la boia, poi la vien su, come dire, continua a ribollire il malcontento nel mondo del lavoro e a un certo punto esplode. Questa temperie però si scontra verso la fine del secolo con la necessità di far più leva, cioè più leva sul mestiere, uno perché il socialismo scientifico va in quella direzione, cioè dare importanza alle competenze, al mestiere, rafforzarlo e costituire dei sindacati stabili, delle leghe stabili professionali, e dall'altra capire come organizzare territorialmente tutto questo. Allora, dagli anni 90 dell'Ottocento nascono le Camere del Lavoro. Le Camere del Lavoro garantiscono una rappresentanza territoriale. La prima Camera del Lavoro è una competizione di cui parlano da 100 anni, non si capisce se è nata prima a Piacenza o a Milano. Ballano 15 giorni, litigheranno per sempre per capire chi sia nato per primo, ma tendenzialmente la Camera del Lavoro è una struttura territoriale che dice: noi mettiamo in... Fiorella, ti abbiamo perso ancora. No, perché... Fiorella? Simona, magari puoi sentire anche tu? Sì, sì, la scrivo. Grazie. Avrò problemi di rete. Sì, sicuramente. È uscita. È caduta proprio. Aspettiamo un attimo allora che rientri. Scusa, vai pure. Stavo dicendo, le Camere del Lavoro che cosa sono? Sono quelle strutture che appunto nascono per mettere insieme l'idea del mestiere, quindi la dimensione organizzata a livello di mestiere, e la dimensione orizzontale, quindi quella cittadina. Le Camere del Lavoro, quindi, che ci sono ancora oggi, organizzano territorialmente le leghe di mestiere e poi tengono delle federazioni miste per quei mestieri che ancora non si sono organizzati. Potrebbe essere oggi il sindacato, insomma, la Lega, il sindacato dei nuovi lavoratori, dei flessibili, dei precari, che ancora non hanno una propria struttura, ma che tendenzialmente devono essere accompagnati alla costituzione di una propria Lega. Questa dimensione territoriale, però basata sul mestiere, è l'evoluzione appunto e il compromesso tra quelle visioni, quelle territoriali che tendono, e quella che era del partito operaio, che tende a dare molto risalto a un'idea reale di lavoratore, quella di un lavoratore italiano o italiana, che in quel momento è essenzialmente non competente, non portatore di grande professionalità, ma che sono lavoratori comuni con una grande flessibilità e una grande stagionalità, quindi una disoccupazione intermittente molto forte. I pochi che hanno invece delle leghe molto forti, come vi dicevo prima, metallurgici, tipografi, sono quelli che spingono per la dimensione verticale. Questa, la Camera del Lavoro, sono
le due cose insieme, la dimensione territoriale ma organizzata per mestiere e che punta a organizzarsi molto sul mestiere. In questo momento addirittura c'è l'idea di fare una lega per ogni sottoinsieme di categoria, ossia non fai neanche i tipografi, fai il tipografo, fai il legatore, fai le sfogliatrici di fogli della tipografia, cioè leghe molto piccole, non fai quello che c'erano ad esempio delle leghe per i tintori di ottone, andavano proprio nello specifico, perché l'idea era: se io ho degli obiettivi comuni riesco ad avere un potenziale di lotta molto più forte. In realtà è così, come vi dicevo prima, diventa complicato anche oggi, è un problema che c'è oggi, quello di individuare degli obiettivi comuni per persone che tendenzialmente hanno un profilo lavorativo molto diverso. Per cui l'idea è questa. Poi con l'inizio del Novecento ci si rende conto che leghe molto piccole fanno fatica ad avere una stabilità economica e quindi c'è quel passaggio che viene chiamato al sindacato di massa per mettere insieme leghe affini, quindi non ci sono più 8.000 leghe afferenti ai tipografi, ma c'è la Lega dei Tipografi che tende a rappresentare tutti quanti, oppure non ci sono più i vari sottoinsiemi della, come oggi, della funzione pubblica, ma ci sono i lavoratori dello Stato. Quindi l'idea è questa del sindacato di massa, inizia all'inizio del Novecento. In questo momento cambia anche il profilo economico. Siamo passati a una seconda ondata di rivoluzione industriale italiana e ci stiamo avviando a un ulteriore cambiamento nel primo decennio del secolo, che poi sarà estremamente spinto dalle due guerre. Comunque all'inizio del Novecento dovete tenere presente che anche a Milano, quindi in un luogo in cui, ed è una rappresentazione che vale a maggior ragione per tutto il resto d'Italia, anche a Milano ancora la maggior parte delle lavoratrici, dei lavoratori sono donne. Quindi l'intera classe operaia milanese è fatta per circa il 60% da donne. Però se voi andate a vedere l'iconografia di quegli anni, l'ideal tipo di lavoratore è tendenzialmente un fuchista a torso nudo, Fiorella, ti abbiamo perso ancora. Sì, ma eventualmente puoi scriverle anche tu, che non so, mi sa che hai proprio problemi di linea. Aspetta che forse adesso no. Fai pure. Allora, praticamente vi stavo appunto dicendo che in questo momento, ancora all'inizio del secolo, anche a Milano, quasi il 60% della classe operaia è costituita da donne non specializzate. Quindi c'è una discrasia tra la rappresentazione dell'operaio di fabbrica, uomo forte che fa leva sul proprio mestiere, sulla propria capacità, e una gran massa di lavoratori e lavoratrici comuni con una scarsa specializzazione e soprattutto una grande presenza nel mondo del lavoro contadino. Ne approfitto per dire che alla fine dell'Ottocento cominciano a svilupparsi anche dei sindacati di matrice cattolica, quindi questo molto nel sud, questo anche a Milano nei comparti tessili, che fanno, non avendo in sé l'obiettivo della lotta, per quanto poi ovviamente gli scioperi li fanno tutti, però negli statuti, come vi dicevo, il mondo cattolico non punta sull'idea della resistenza,
sono molto più rappresentativi di quel mondo contadino, anche femminile, anche despecializzato, che invece fa fatica a dialogare con le punte più professionalizzate, più tendenti alla verticalità, alla dimensione appunto del mestiere in quanto tale, che tende a portare avanti il movimento socialista. Quindi la contrapposizione tra lavoro specializzato e non specializzato è in questo periodo molto forte. Questa differenza comincia a creare delle, com'è che si dice, delle difficoltà anche all'interno dello stesso mondo del lavoro socialista, perché la tendenza è quella di dire nelle camere del lavoro territoriali noi riconosciamo di avere questa gran massa di lavoratori non specializzati che fanno fatica ad aderire all'idea della verticalità, quindi del mestiere. Facciamo fatica perché anche per una questione economica chi è un lavoratore despecializzato guadagna meno, fa fatica a pagare la tessera sia territoriale che quella nazionale, succede anche oggi in tutte le dimensioni associative, e quindi comincia a crearsi una certa contrapposizione tra livello orizzontale e livello verticale, ci sarà sempre. A livello politico si entra in una fase, tra l'altro, che è quella del primo periodo del Novecento, che è la famosa età giolittiana, tendenzialmente, nella quale dopo la crisi di fine secolo, quindi le barricate in piazza per il prezzo del pane del 1898, l'esercito che spara sui lavoratori, anche le parti più insomma più progressiste dell'area democratica e liberale pensano sia giunto il momento di arrivare a un accordo col movimento operaio, col movimento socialista, per fare alcune riforme di base. Quindi questa è un'età d'oro per il riformismo anche socialista, e in realtà proprio nel primo decennio del Novecento molte cose si portano a casa. Quindi c'è una nascente legislazione sul lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulle abitazioni popolari, nasce l'idea di pensione, si arriva in tutta questa parabola per arrivare al 1912, si simboleggia con il suffragio universale maschile, quindi il fatto che i lavoratori per la prima volta possono votare, sempre quei lavoratori maschi e bianchi di cui si diceva prima. Ovviamente per noi la questione razziale in questo momento è meno fondamentale, però l'idea è quella, è un'idea al tipo di lavoratore che accede a queste riforme. E quindi c'è a un certo punto questo malcontento del lavoro di base, del lavoro non rappresentato, che scaturisce nell'idea dello sciopero generale. Il primo è del 1904, uno sciopero che è anche politico, perché il tema è, va bene, le riforme si fanno, ma per noi non sono mai sufficienti, non ci cambiano la vita, perché sono cosa troppo poco efficace, troppo poco rispondente alle esigenze di una massa di lavoratori che tendenzialmente è vessato dalla disoccupazione endemica dell'Italia, dal fatto che appunto sia una società a lenta industrializzazione, quindi molto basata ancora sul lavoro contadino, sul lavoro non formalizzato. E quindi c'è la contrapposizione tra, anche in ambito socialista, tra riformisti e rivoluzionari diventa molto forte, e poi voi sapete arriverà fino al primo dopoguerra con la scissione interna tra socialismo e comunismo, ma anche all'idea appunto di una differenza tra massimalismo e riformismo che impedirà una visione comune contro il fascismo nascente e tutto quello che ne deriverà. Vado sempre a spanne perché si potrebbe parlare per un sacco di tempo.
Altro momento fondamentale è nel 1906 la nascita della CGDL, quindi la prima organizzazione nazionale del lavoro che mette assieme sia la federazione di mestiere sia le camere del lavoro, quindi sia la dimensione verticale che la dimensione orizzontale. Il primo segretario fu Rinaldo Rigola, di tendenza riformista, e guida l'organizzazione fino al 1918, per cui vi dico tutta la prima fase del Novecento in cui si struttura e diventa molto forte l'idea del sindacato è fortemente guidato da un'idea riformista, da un'idea verticale, quindi del mestiere, e da un'idea di grande controllo delle istituzioni, anche di entrismo nelle istituzioni, con una capacità però di reale rappresentazione dei lavoratori specializzati che è un po' bassa. Quindi c'è questa tensione interna e il sindacalismo così strutturato evolve molto più rapidamente, ma si perde tanti pezzi, insomma. È questo anche il momento in cui nasce l'idea della contrattazione collettiva, che vedrete dopo, perché è in questo momento che per la prima volta la FIOM, la società automobilistica Itala di Torino, e la FIOM si accordano su dei minimi salariali, quindi sulla riduzione dell'orario a 10 ore per 6 giorni lavorativi, anche su quello che viene identificato come meccanismo cosiddetto del closed shop, per cui la federazione, la FIOM, quindi la federazione dei metallurgici, si impegna a fornire i lavoratori all'azienda, quindi a cercare di controllare l'ingresso in fabbrica, e sul riconoscimento delle commissioni interne. Il contratto Itala-FIOM, quindi diremmo il mondo metalmeccanico e FIOM, firmato dal segretario della federazione che è Ernesto Versi, è il primo esempio in ambito di politica riformista di quello che è un contratto collettivo nazionale. In tutto questo c'è la guerra, che è un grande momento propulsivo, entrambe le guerre, però diciamo che la prima guerra mondiale è quella che vede per la prima volta negli anni 10 del Novecento, quindi dal 10 al 20, un passaggio epocale, ossia l'industria anche a Milano, parlo sempre del nostro territorio perché è rappresentativo, comunque è la punta di alcuni processi che poi si strutturano, in questo periodo c'è il passaggio, l'industria chimica, l'industria metallurgica riescono a invertire quella disparità di rappresentazione, per cui diventano numericamente quasi più importanti dell'industria tessile, dell'industria tradizionale della prima industrializzazione italiana, e quindi anche i lavoratori maschi per la prima volta diventano numericamente di più delle lavoratrici, almeno nelle città, poi ovviamente in tante aree del sud dell'Italia in cui il lavoro è ancora molto poco formalizzato, il processo sarà più lungo e più lento, però insomma in qualche modo le guerre sembrano portare ragione a quell'idea del mestiere e della professionalizzazione del mondo del lavoro. Sulle guerre diciamo che il tema della rappresentanza operaia diventa più complesso, anche tendenzialmente meno importante, nel senso che a un certo punto durante la prima guerra mondiale interviene l'idea di una sospensione della contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro, in cui interviene il pubblico e crea dei momenti protetti, come è stato per noi nella fase del Covid, nel quale non si può licenziare, ma neanche si può fare sciopero. Quindi diciamo che c'è questa sospensione che si potrebbe studiare, ma su cui per il momento è inutile andare a ragionare. Sappiate che appunto questi momenti di sospensione ci sono già stati per esigenze di guerra rispetto all'oggi.
E sappiate anche che nel frattempo, a fine secolo, in questa fase in cui c'è una certa alleanza appunto tra momenti, tra il movimento socialista e il movimento democratico repubblicano, riesce a essere approvato con Zanardelli il diritto di sciopero. Quindi in questo momento, per tutto il Novecento, noi ci muoviamo, almeno nei momenti non di guerra e non di dittatura, in un momento in cui lo sciopero è formalizzato e anzi è un momento fondamentale della libera trattativa tra operai e datori di lavoro. Nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, c'è la fase cosiddetta del biennio rosso, nel 19 e il 20, in cui c'è l'idea dell'occupazione delle fabbriche e delle terre anche, più delle fabbriche al nord e della terra al sud, è un momento simbolico molto importante perché punta proprio alla creazione di momenti, che poi vedremo di nuovo che tornano nel dopoguerra, di quei famosi consigli di fabbrica o comunque di momenti di rappresentanza del mondo del lavoro che non servono solo in qualche modo a difendere gli interessi dei lavoratori, ma che entrano o vogliono entrare nella gestione del mondo del lavoro in maniera regolamentata, vogliono essere riconosciuti e dai datori di lavoro e dallo Stato. Poi in termini numerici il fenomeno fu meno impattante, cioè si è a lungo dibattuto nella storiografia se veramente il biennio rosso avrebbe potuto portare a un'ondata rivoluzionaria. I più pensano di no, però la portata simbolica fu enorme, cioè il fatto che i lavoratori chiedono la gestione del proprio spazio di lavoro e non soltanto la difesa di interessi economici. Seguì, come voi sapete, poi il biennio nero, lo squadrismo, l'arrivo del fascismo che portò alla progressiva messa fuori legge delle associazioni del mondo del lavoro, ossia nel 1926 le leggi fascistissime mettono fuori legge tutti i sindacati di qualunque natura, sospendono l'idea del diritto di associazione e nel mondo del lavoro si creano le cosiddette corporazioni che guardano al modello appunto dei secoli precedenti in cui la dimensione è totalmente verticale ma che mette assieme tendenzialmente l'interesse di chi lavora e di chi lavora e di chi dà lavoro e quindi rompe con tutto il secolo precedente in cui si crea l'idea di associazione tra lavoratori. È un'associazione del mondo del lavoro, quella della corporazione, ma non di lavoratori dipendenti. Ecco. Com'è che si dice, l'ultimo rappresentante del momento precedente, che è Bruno Buozzi, che era un socialista riformista, è l'ultimo segretario della CGDL clandestina, si rifugia in Francia, poi viene catturato dai tedeschi e verrà invece ucciso dal fascismo nel 1944, quindi c'è proprio una cesura anche fisica nelle persone tra il momento precedente e il momento successivo. Perché poi negli anni 40 si passa a quell'economia di guerra in cui le dinamiche proprio cambiano e quello che emerge è un mondo del lavoro che passa per lo sciopero, non potendo essere più un mondo del lavoro, va bene, non può essere più un mondo del lavoro che è regolamentato perché è fuori legge. E la rappresentanza del lavoro passa essenzialmente dallo sciopero oppure dall'organizzazione clandestina e quindi sono i famosi scioperi del 43 e del 44 che poi danno il via anche all'insurrezione e al collegamento tra fabbrica e partigianato a fornire le basi per una nuova rappresentanza del lavoro che però si crea quasi da capo nel dopoguerra. E si crea da capo in un momento in cui di nuovo
si torna all'idea dei diritti del lavoro che sono sanciti di nuovo dalla Costituzione, quindi dal 48. Qual è la differenza tra la Costituzione del 48 e lo Statuto Albertino, in sintesi, in questa cosa qua? È che lo Statuto Albertino sanciva il diritto di associazione e alcuni diritti fondamentali. Ad esempio, diceva che i regnicoli erano tutti uguali davanti alla legge, però mancava un istituto che era quello della Corte Costituzionale, che non esisteva, per cui se poi le leggi ordinarie andavano contro lo Statuto Albertino, ci si poteva fare niente. Quindi in realtà poco importava, sì, era una cosa di principio tendenzialmente, c'era la monarchia che poteva in qualche modo intervenire a garanzia, ma non lo faceva mai. E in ogni caso, invece, appunto, la differenza nel 48, quella nuova Costituzione, è che a garanzia del fatto che le leggi ordinarie debbano rispettare la Costituzione, si crea questa Corte Costituzionale. Quindi quello che viene sancito è che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e tutti si chiedono che cosa vuol dire fondata sul lavoro, perché non è immediato. Fondata sul lavoro vuol dire che, almeno nella discussione che si può ricostruire dell'Assemblea Costituente, è che non è fondata sulla rendita o sul privilegio, ossia non importa da che punto tu parti, importa il fatto che tu dai il tuo contributo con il lavoro. Voleva proprio dire che, ad esempio, era un'affermazione che andava contro i titoli nobiliari, contro l'idea stessa di rendita anche, insomma, anche economica, e quindi non è la Repubblica fondata sul lavoro, non è di per sé una tutela dell'idea del lavoro, ma è proprio una concezione dell'idea di cittadinanza. Io valgo in quanto sono un lavoratore. Poi ci sono all'interno della Costituzione degli articoli specifici invece che riguardano il diritto del lavoro, ovviamente l'articolo 5, e poi ad esempio l'articolo 37 che tutela alcune funzioni come la maternità, la parità retributiva, che poi impiegherà diversi decenni per essere quantomeno sancito da una legge che è quella del 77 di Tina Anselmi, e poi la libertà sindacale, il diritto di sciopero, di nuovo con gli articoli 39 e 40. Però diciamo che appunto l'idea è questa, quella che la cittadinanza passi molto dall'idea del lavoro, dell'essere o lavoratore o lavoratrice. E su questo poi i movimenti contemporanei che cercano di scardinare l'idea che i diritti passino dal mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro torna a essere quello prefordista e quindi quello molto poco specializzato, molto poco rappresentato, e quindi diventa complicato per dei lavoratori, per delle persone comuni, magari disoccupate, magari sottorappresentate, far valere i propri diritti se questi passano essenzialmente dal mondo del lavoro. E su questo negli ultimi decenni c'è stato e c'è in atto un grande dibattito, perché appunto c'è un'evoluzione dell'idea di cittadinanza. Rinascono i sindacati nel dopoguerra, quindi nel 48, già nel 44 in maniera clandestina, e poi successivamente il Patto di Roma, rinasce la CGDL, e poi la CGDL nasce in maniera unitaria, quindi tenendo dentro tutte le rappresentanze del CLN, del partigianato. Poi dal settembre del 48 cominciano le scissioni, quindi la componente democristiana della CGL fonda la Libera CGL, come la chiama all'inizio, che poi nel 50 diventa CISL, tuttora presente, la Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori, guidata da Giulio Pastori. Sempre nel 50 una parte dei socialisti si stacca dalla CGL, non tutti, e dà vita alla UIL, l'Unione Italiana del Lavoro, e inoltre si crea anche un sindacato che all'inizio guarda in maniera netta alla tradizione fascista, che è la CISNAL. Negli anni 60, come vi dicevo prima, si ripensa
e si cerca di creare un legame con quello che erano i consigli di fabbrica che abbiamo trovato nel biennio rosso, e quindi c'è l'idea sempre di più che il mondo del lavoro possa, attraverso la grande potenza simbolica, rappresentativa di quella fabbrica che in qualche modo rappresenta il progresso, rappresenta lo sviluppo, quindi attraverso le rappresentanze di fabbrica si parla proprio di ritorno alla fabbrica negli anni 60 e 70, con l'idea appunto di prima delle sezioni sindacali aziendali, le commissioni interne, fino proprio ad arrivare a consigli di fabbrica che puntano di nuovo a una gestione molto importante da parte del lavoratore del mondo del lavoro. In questo stesso periodo, dagli anni 70, il mondo del lavoro crea anche una progressiva sia competizione, sia in qualche modo scambio con i movimenti dei diritti, e all'inizio ci sono delle battaglie che vengono, che di nuovo portano all'acquisizione di cose importanti, tipo il congedo di maternità pagato, il divieto del licenziamento senza giusta causa, il diritto alle ferie, al riposo, alle pensioni, il diritto di poter scioperare, di nuovo il diritto alla casa, il diritto alla salute. E tutto passa anche in questo momento importante di quello che è l'autunno caldo, le grandi lotte del 68-69, fino ad arrivare a importantissimo, sull'onda dell'autunno caldo, nel maggio del 1970 viene approvato il cosiddetto Statuto dei lavoratori, che poi è la legge numero 300, che concede ai lavoratori la libertà di opinione, i diritti sindacali, la tutela della salute, il diritto allo studio. Scusate, stavo guardando chi dice. Il diritto allo studio, stabilì il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, le rappresentanze sindacali aziendali, quindi gli RSA, e sancisce insomma la possibilità di intervenire contro una possibile condotta antisindacale dei datori di lavoro. Sono momenti importanti per tutti gli anni 70. Il ruolo dei vari sindacati cresce molto anche sotto questa spinta delle acquisizioni degli anni precedenti, e soprattutto dando più importanza al momento di fabbrica, quindi al momento del lavoro, rispetto al momento, diciamo, politico, di divisione politica, cresce anche la spinta unitaria, quindi la volontà di riportare a un'organizzazione che non sia più divisa per rappresentanze politiche, CGIL, CISL e UIL, ma che abbia una rappresentanza unica del mondo del lavoro. E infatti il sindacato unito lo si immagina più forte, e nel 72 nasce infatti la Federazione Unitaria CGIL, CISL e UIL, che avrà una vita di circa un decennio fino all'84, quando poi gli strappi del decreto di San Valentino e la decisione della CGIL di finire, di rompere l'unità sindacale, appunto per andare anche sotto la spinta del Partito Comunista, per andare appunto contro il decreto di San Valentino, quello che in qualche modo interrompeva, il decreto di San Valentino, quello che interrompeva una automaticità nella scala mobile, quindi nel rapporto tra inflazione e salari. E quindi arriviamo appunto in un momento di crisi, quello degli anni Ottanta, comincia a entrare in crisi il modello così forte di sindacato che durante gli anni 60 e 70 è cresciuto anche proprio crescendo con l'idea di quella forza economica che è la fabbrica centrata, che è il sistema fordista. Quando entra in crisi il sistema fordista in quanto tale, ossia la fabbrica organizzata per livelli, per mansioni, anche territorialmente grossa e che costituisce dei micromondi, quando entra in crisi, o comunque quando viene superata da un'evoluzione del capitalismo, quella forza, c'è una fine anche del modello sindacale.
una di nuovo difficoltà, come era stato alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, una nuova difficoltà dei sindacati di rappresentare tutti i lavoratori che non siano strutturati in federazioni o in leghe stabili, molto rappresentative, molto chiare e competenti. E quindi c'è una progressiva deregolamentazione. Molti di noi hanno passato proprio l'idea di questo passaggio alla flessibilità che poi diventa precarietà, e comincia a farsi strada l'idea che sia la giurisprudenza a dover intervenire, a definire che cos'è la giusta regolamentazione del mondo del lavoro. Quindi c'è una poca capacità sia del sindacato sia della politica di dire quali sono le domande e gli obiettivi del mondo del lavoro, e tutt'oggi ci troviamo in questa situazione. Non è tanto la deregolamentazione che a partire dagli anni 90, nel 97 col cosiddetto pacchetto Treu o nel 2003 con la famosissima legge Biagi, porta progressivamente a una ristrutturazione del mondo del lavoro, ma è proprio la incapacità di rappresentanza o la incapacità di racconto del mondo del lavoro e degli obiettivi e delle domande che la politica e il sindacato si fanno. Io chiudo lasciandovi quelle che sono alcune domande che l'oggi ci pone davanti al lavoro. Intanto, allora, noi sappiamo che oggi si parla tantissimo dei nuovi lavori, appunto quelli non rappresentati dal sindacato, quelli che fanno fatica anche a essere definiti. Si parla a volte dei lavoretti, della gig economy, quelli, i nuovi lavori che passano dalle piattaforme digitali, che in realtà sono una cosa post-fordista, e quindi di nuovo è una estrema parcellizzazione del mondo del lavoro, ma che macroeconomicamente tende a una cosa sola, cioè a fare in modo che il processo lavorativo sia estremamente parcellizzato, quindi dai a tanti lavori diversi, a tanti lavoratori diversi una micro competenza, che quindi fai fatica poi tu singolo lavoratore a far valere, perché in realtà una competenza bassa può essere facilmente soppiantata. Quindi dai al lavoratore una micro competenza che può essere spesa tramite intermediatori che tu trovi online, ma che sia online o non online, il tema è molto la competenza ed è molto anche la capacità di creare un'identità di questi lavoratori e di darsi degli obiettivi comuni, come abbiamo visto che è stato in tutti questi 50 anni. Se tu sei un lavoratore che ha un'identità poco definita, che ha una competenza bassa, che ha una scarsa capacità di trovare obiettivi comuni con altri lavoratori, avrai gioco forza meno possibilità di creare un'organizzazione rappresentativa stabile che possa andare a perorare le tue esigenze. E quindi poi la tendenza a chiedere alla giurisprudenza di intervenire è quella che prevale. Pensiamola ad esempio, in questi anni si è parlato moltissimo dei rider, dei diritti dei rider, no? E tutto il dibattito negli anni precedenti è stato quello di dire: ma sono o non sono lavoratori autonomi? Allora, c'era all'inizio una parte importante della giurisprudenza diceva sì, sono lavoratori autonomi perché non hanno un contratto di subordinazione tale per cui devono per forza lavorare. Vado anche qui a spanne, però possono decidere di loggarsi e di togliersi dalla piattaforma e nessuno gli dice niente. Dall'altra c'erano i lavoratori che dicevano sì, va bene, però il nostro unico potere, la nostra unica capacità di autonomia è quella proprio di non lavorare, perché in realtà non possiamo scegliere come fare le consegne, come gestire i percorsi. Sei muto. Molto giù slavorista. Scusa, eri un attimo in muto, perdonami. Sì, scusami.
era molto giuslavorista. E oggi, anche guardando alla legislazione europea e alla progettazione legislativa europea, si tende a cercare di capire qual è il profilo dei lavoratori, dei nuovi lavori, perché da qui scaturiscono le domande. Cioè non è tanto capire la giurisprudenza oggi che cosa decide, è capire che obiettivi ci poniamo e collettivamente che rappresentanza ci vogliamo dare. Perché l'idea che un mondo del lavoro molto disperso, come era quello prefordista, non possa avere rappresentanza, abbiamo visto che non è necessariamente così. Cioè politicamente si possono avere delle domande e delle istanze di miglioramento che non sono strettamente legate a una forma di sindacato rispetto a un'altra, ma che hanno che hanno delle domande politiche, non solo economiche, non solo giuslavoriste, ma che appunto puntano a guardare qual è qual è il lavoratore, l'ideal tipo, qual è la reale dimensione del sistema salariato e che obiettivi ci si dà. Quindi anche su questo dobbiamo immaginare che una delle domande che ci facciamo oggi non è tanto il singolo lavoro è autonomo, non autonomo, è flessibile, dipendente, subordinato, ma è cosa vogliamo che sia la massa della classe lavoratrice italiana, che obiettivi si dà e in che forme di rappresentanza. Possono essere sindacati nuovi, vecchi, quello poco ha importanza. L'importanza è farsi delle domande che in qualche modo trascendano, cioè che partano certo dall'analisi dell'esistente, ma non solo dei dati che sono sempre leggibili da tanti punti di vista, ma dal racconto del mondo del lavoro, dalle aspirazioni del mondo del lavoro. Quindi ciò che conta è il dato, l'indagine sociale, la visione politica e tenere ben presente quello che è sempre stato il potere del mondo del lavoro, che come abbiamo visto in 150 anni è sempre stata la propria competenza che si ottiene, e teniamo presente che oggi c'è una grande discrasia, ossia se voi lavorate su piattaforma, spesso chi gestisce la piattaforma acquisisce la tua competenza e acquisisce il tuo dato e quindi lo storico del tuo lavoro e diventa proprietario della competenza del lavoratore, cosa che storicamente non è mai stata e che si potrebbe, anzi tendenzialmente a livello europeo se lo sta studiando, l'idea che la competenza prodotta dai lavoratori nel lavoro collettivo sulla piattaforma deve essere di proprietà pubblica quantomeno, perché sulla proprietà privata ci siamo, però il dato del singolo lavoratore al singolo lavoratore non se ne fa niente, deve essere il fatto che non è l'azienda che gestisce la competenza che i lavoratori producono online. Quindi ci sono tanti temi, bisogna partire dai dati, dai ragionamenti sui dati, ma è molto importante porsi delle domande su quali prospettive un lavoratore salariato e soprattutto se vogliamo guardarla dal punto di vista di una prospettiva progressista, un lavoratore salariato di bassa specializzazione o comunque di basso potere contrattuale, quali sono le vie e le possibili appunto azioni all'emancipazione e non soltanto alla sussistenza, cioè al fatto di difendersi economicamente, come poteva essere nelle società di mutuo soccorso, ma come invertire questo rapporto di debolezza e arrivare ad acquisire quelle competenze, quei diritti che ti rendono parte integrante di una società. Chiudo. Grazie, grazie mille Fiorella. Guarda, c'è già una prima domanda di Assunta che diceva il crollo della fiducia nel sindacato, da cosa pensi sia dovuto e poi è cresciuta da parte dei lavoratori? Adesso lascio poi lo spazio magari a qualcun altro se voleva aggiungere. Ti volevo fare anche una domanda io. In questo nuovo contesto che c'è un po' descritto nei giorni d'oggi,
Che azioni stanno intraprendendo i sindacati, ad esempio, cioè i sindacati già costituiti, ad esempio, verso le forme dei nuovi lavori, come stanno cercando magari di includerli? Ti lascio magari rispondere a questo, intanto lascio lo spazio poi agli altri per fare altre domande. Ok, allora, la sfiducia nel mondo nella rappresentanza sindacale, in realtà, secondo me può essere letta da più punti di vista. Una è un'oggettività nel fatto che il mondo del lavoro è ancora organizzato, ovviamente sta cercando di riorganizzarsi, ma è ancora spesso organizzato sulla base di un modello economico che non esiste più e quindi dà moltissima importanza al mestiere in un momento in cui il mestiere da noi, soprattutto in Italia, ha meno rilevanza. Quindi diciamo che specie se tu parli con lavoratori che si sono formati dagli anni 90 in poi, tanti fanno proprio fatica a immaginare a quale categoria iscriversi. È una cosa oggettiva, quindi a me, non so, io stessa che cerco sempre, almeno per militanza, di avere una tessera, il più delle volte negli anni precedenti mi sono trovata a fare delle tessere a caso, a quelle che più si avvicinavano al lavoro che stavo facendo in quel momento. Però è una cosa molto diffusa, insomma, la difficoltà a trovare degli obiettivi comuni e quindi a riconoscersi in un'identità di mestiere. Idem per tutti quelli che sono nati in questa idea ambigua di riconoscimento di lavoratore autonomo, ossia il lavoratore autonomo tendenzialmente non è rappresentato dal sindacato, ma il lavoratore autonomo oggi meno di un decennio fa, però in realtà è un lavoro salariato, è un lavoratore salariato che semplicemente è stato esternalizzato, quantomeno è stato espulso da una dimensione formalizzata fordista. E quindi c'è un'oggettiva impossibilità di un mondo del lavoro organizzato su un modello fordista a rappresentare un mondo del lavoro che fordista più non è. E poi c'è una sfiducia di rappresentanza generale che non è solo nei sindacati e nei partiti, ma è addirittura nelle associazioni. Cioè, immagino che molti di voi a livello locale facciano parte di associazioni, anche di volontariato, ma rispetto a qualche decennio fa, quando le associazioni in qualche modo costituivano l'ossatura territoriale di un'autonomia locale, e oggi fanno fatica, si arrivano alle associazioni che hanno delle rappresentanze molto anziane, che fanno fatica a avere nuove leve, tirano di più, se voi guardate nel terzo settore, tirano di più il privato sociale, le imprese sociali, ma l'idea stessa di costruzione cittadina, della cittadinanza che deriva dall'associazione, come è stato dal Risorgimento in poi, e oggi fa fatica, quindi tutto ciò che è associazione di volontariato, associazione politica, associazione del mondo del lavoro è in crisi, perché è proprio l'idea di associazione in quanto tale, cioè di identità collettiva che è entrata in crisi, e l'identità individuale fa fatica a rappresentarsi, se non in maniera plebiscitaria e di massa. Quindi le rappresentanze sono enormi e sono a spanne, sono appunto poco rispondenti alla capacità di darsi degli obiettivi comuni. Questa poi sono visioni, però è assolutamente indiscriminante se, scusa non ho letto, discriminante se si considera che il sindacato sono i lavoratori. Assolutamente, sì, cioè è fondamentale, nel mondo è così, l'idea di associazione e di darsi degli obiettivi comuni è già in crisi in quanto tale, nel mondo del lavoro diventa esplosiva la cosa, infatti è molto complicato darsi delle rappresentanze ed è anche complicato per i sindacati esistenti trasformarsi nel momento in cui i propri iscritti in realtà sono i pochi rappresentanti di quel mondo e che quindi in qualche modo dirigono la,
la baracca, ma poi soprattutto non è chiaro a nessuno come ricostruire la rappresentanza non solo del mondo del lavoro, non è chiaro neanche ai partiti come rappresentare all'interno del Partito Democratico. Un problema di capire l'identità del partito ce l'abbiamo da qualche tempo, insomma, per cui l'idea di capire come si ricostruisce la rappresentanza in un mondo in cui l'idea di associazione collettiva viene a cadere è abbastanza importante e il mondo del lavoro in primis lo soffre. Come si può fare? Francamente non lo so, i sindacati stanno provando, hanno provato a come le camere del lavoro di una volta, a costituire questi luoghi cuscinetto, che possono essere i sindacati dei precari o così, che transitano i nuovi lavoratori e gli danno rappresentanza. E in qualche modo poi si sono creati nuovi sindacati o comunque nuove forme di lavoro autonomo, un po' più battagliero, diciamo un po' più sindacato di base, che tiene dentro proprio l'idea del lavoro salariato e spesso tiene dentro lavoratori un po' più genuini, insomma quelli che veramente hanno necessità di difendersi, ma che poi rischiano a volte di essere un po' preda, perché proprio meno strutturati, rischiano di essere preda, ad esempio, di sigle che poi si accordano, i cosiddetti sindacati pirata, che si accordano su contratti collettivi veramente capestro. E quindi l'idea dei contratti pirata è una delle cose che dipende anche ormai dalla difficoltà di rappresentanza unitaria del mondo del lavoro. E quando si fanno ad esempio negli appalti pubblici, quando poi ogni contratto vale perché c'è una sigla che l'ha firmato, diventa complicato se vai solo sull'aspetto legislativo, dire no, quel contratto lì non va bene, è stato firmato, capito, però non si campa. Di nuovo, se la dimensione per fare la domanda sul lavoro è solo giuslavorista, lavorista, ci si trova in difficoltà. Grazie, Fiorella. Non so se c'è qualcun altro che voleva fare qualche altra domanda. Al momento non ho visto nulla in chat. Io vorrei... Vai, Roberto. Vorrei intervenire. Allora, sono un paio, due o tre considerazioni. L'ultima, diciamo che però, diciamo alla quale è stato fatto cenno, però così se possibile mi piacerebbe avere qualche chiarimento, è il discorso per il quale finora non è mai stato possibile rispondere a quell'articolo della Costituzione che prevede la legge sulla rappresentanza sindacale, no? Quindi lo strutturarsi di un rapporto che venga riconosciuto anche a livello, credo anche a livello legislativo, tra diciamo, le associazioni dei lavoratori da una parte e i datori di lavoro / lo Stato dall'altra, se il datore di lavoro è lo Stato. Quindi questo qui è un aspetto, diciamo, di un'ignoranza mia, mi piacerebbe se la professoressa potesse dire qualcosa, mi interesserebbe. Vorrei dire che probabilmente, mentre da un lato sono fermamente convinto dell'importanza ideale e pratica del sindacato, per cui credo che questo sia un aspetto che deve essere veicolato anche a chi non lo riconosce più come particolarmente importante, in particolare penso ai giovani o a chi fa lavori autonomi o robe del genere. Dall'altro lato c'è anche probabilmente da fare un minimo di autocritica per certi scivoloni che sono stati fatti nel corso degli anni da chi in pratica ha vissuto il sindacato un po' come un trampolino per obiettivi personali o cose del genere, per cui ci sono stati alcuni casi, e ricordo anche alcune trasmissioni tipo Report o cose del genere che sono andate a indagare un po' certi rapporti che insomma non sono stati particolarmente trasparenti. Oso sperare che adesso sia diciamo superato questo aspetto. Quindi credo che questo qui sia un aspetto che vada considerato,
nell'ottica di poter dare una, come dire, far capire l'importanza dell'aspetto sindacale, soprattutto appunto ai giovani, chi si affaccia al mondo del lavoro non più strutturato in maniera fordista, ma in cui le singole individualità tornano ad avere un peso e quel peso dipende da quanto riescono a valere loro su un piano economico, su un piano di rappresentanza. Grazie Roberto. Non so se volevi aggiungere qualcosa tu per caso, Fiorella, tanto che magari sì, allora, ancora qualcuno. Sul tema della rappresentanza sindacale, ovviamente è da decenni che se ne discute, c'è stato anche un referendum metà anni 90, però diciamo che in questo momento è particolarmente complicato, perché appunto è in crisi il concetto di rappresentanza in sé, per cui legiferare sulla rappresentanza sindacale ora è ancora più complicato rispetto a prima, e già era complicato prima. Ovviamente ci sono delle sensibilità diverse, ossia tendenzialmente in questo momento, che spingono su un testo unico sulla rappresentanza, sulla rappresentatività sindacale nel mondo del lavoro, sono i grossi sindacati esistenti, quindi CGIL, CISL e UIL. Ricordo ad esempio che con la prima giunta Pisapia a Milano è stato firmato un protocollo di relazioni sindacali tra comune e sindacati, che sulla base di un concetto di maggiore rappresentatività veniva firmato esclusivamente da CGIL, CISL e UIL, e che ha portato anche a degli sviluppi importanti, ad esempio all'accordo sul benessere, sul buon lavoro negli appalti, che è stato importantissimo nel periodo di Expo anche in tema di sicurezza del lavoro. Però è stata in qualche modo una forzatura, una visione politica che è sempre importante, però appunto fa fatica a diventare legge. Perché andare a misurare qual era la rappresentatività nel mondo del lavoro, nelle varie categorie, è proprio difficile e soprattutto non trova una concordia unica nel mondo del lavoro. Quindi sono continuamente allo studio proposte di legge sulla rappresentanza sindacale, sulla rappresentatività, cioè su chi veramente rappresenta i lavoratori. Ma poi come si conta la rappresentanza è difficile, e poi soprattutto delle insidie in realtà le nasconde, perché appunto in questo mondo in cui spesso una parte di rappresentanza è determinata da un assetto plebiscitario molto fatto di comunicazione, molto fatto di relazioni molto leggere, magari social, si ha il rischio che alcune realtà anche nel mondo del lavoro diventino improvvisamente iper rappresentative, ma in realtà non si capisce bene quali sono le forze sociali che le portano avanti. Una volta si parlava dei cosiddetti sindacati gialli, cioè quelli che venivano creati dai datori di lavoro per andare contro i sindacati dei lavoratori, però quella era una cosa abbastanza scoperta, perché tu sei in fabbrica, lo vedi chi si mette d'accordo col datore di lavoro. Quando la dimensione è più ampia è a livello nazionale, e quando soprattutto le modalità di organizzazione sono più digitali che analogiche, il rischio che non si capisca bene chi sta dietro i movimenti è più reale, ed è una cosa che politicamente bisogna considerare, per cui secondo me la differenza a stabilire un criterio di rappresentatività sindacale deriva anche dal fatto che appunto forse sarebbe più facile farlo leggero, una legge leggera, una legge che non scende tanto nel dettaglio, ma che si fissa degli obiettivi politici, cioè quella appunto di tutelare alcune condizioni minime del mondo del lavoro, piuttosto che considerare numericamente una rappresentanza. Però ovviamente è una visione
e soprattutto non è detto che poi porti a qualche cosa, però appunto la rappresentanza in quanto tale oggi è più complicata che un tempo e era già difficile prima. Però sono sempre allo studio testi unici sulla rappresentanza che bisognerà capire e sarebbero importanti anche per quei contratti pirata di cui vi dicevo. Sul fatto che c'è una certa competizione anche generazionale nel controllo delle organizzazioni, questo è innegabile. Questo però forse era ancora più vero pochi anni fa di adesso, nel senso che tendenzialmente ci sono generazioni che rischiano di essere poco rappresentate. La generazione che era giovane all'inizio della flessibilità, della precarietà, è quella che ha fatto più fatica a trovare rappresentanza. Oggi la generazione precedente in qualche modo è un po' più invecchiata e quindi saltando una fascia i giovani probabilmente in questa fase potrebbero avere più spazio all'interno delle organizzazioni. Tutto sta a capire se individuano queste organizzazioni come utili alla propria esistenza, sia a livello ovviamente economico, perché il sindacato è un momento economico, però noi abbiamo visto che è un momento anche politico-sociale e quindi dobbiamo anche capire se a livello politico, a livello culturale, si riesce a elaborare, ovviamente, se le giovani generazioni anche in prima battuta riescono ad elaborare un orizzonte sociale, un orizzonte culturale che possa accompagnare il momento della lotta economica. E allora lì sì che si passa a un diverso livello della rappresentanza e della domanda che tu fai, che non è soltanto difesa di un interesse, ma è proprio visione di una possibilità di crescita collettiva. Grazie mille, Fiorella. Io, perdonate, visto il tempo, purtroppo chiuderei qui perché siamo poi addirittura d'arrivo anche per la lezione successiva, quindi io ringrazio ancora tantissimo Fiorella, mi spiace per i problemi tecnici che ci hanno portato un po' più lunghi del previsto, e a tutti gli altri ricordo soltanto di vi aspettiamo per la prossima sessione a breve. Grazie ancora Fiorella, gentilissima. Grazie a voi. Grazie mille. No, di nulla, figurati. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao.